E a proposito di viaggio nelle eccellenze italiane, il maestro Vissani, certo lo vediamo ormai tanto in TV, ma i fornelli non li abbandoniamo mai, maestro. Sempre presente. Sempre presente. Ecco, cresce sempre la cucina. Cosa cambia tra un modo di cucinare e un altro nel tempo? Gli accostamenti, ma non è che noi abbiamo inventato niente. Sono gli accostamenti che facevano prima. Forse noi non abbiamo, ci piaceva solamente quello che i nostri nonni ci hanno trasmesso. Oggi abbiamo altre alternative. La globalizzazione, il consumismo ci ha portato molto a deviare la cucina e questo qui ci fa molto pensare. Oggi lei ci racconta storie straordinarie del nostro paese, ma in fondo aveva iniziato a farlo già prima nei fornelli. È il racconto centrale per vendere al meglio un paese come il nostro? Ma noi dobbiamo sicuramente, dal mio punto di vista, riuscire a capire questi prodotti territoriali, come vengono sfumati, che evoluzione ha il prodotto come può trasformarsi dopo 6 mesi. Ci sono una marea di cose per poter capire il prodotto. E oggi è chiaro che molti, il 90% oggi della situazione italiana, i prodotti non li conoscono. È per sentito dire. È un paese, il nostro, che deve tanto a figure quali quelle dei ristoratori, degli chef, in termini proprio di marketing del paese? Ma noi forse facciamo le combinazioni e la grande industria ce le copia, ma è normale, magari poi loro studiano con il computer quello che piace più al pubblico, è uno studio diciamo fatto a monte prima di uscire fuori con il prodotto. Dunque quelli che vanno sui palati, oggi non vorrei impallinare la grande industria, ma delle volte magari i nostri palati sono talmente oggi sfruttati che non riconosciamo neanche le cose buone da quelle cattive. Lei ha iniziato prima degli altri, ma si immaginava che gli chef diventassero così centrali nei palinsesti come è successo negli ultimi anni? Ma non so, dobbiamo dire una cosa, insomma, quando io andavo vado in televisione e vedo i tempi, poi a parte che non vado più a cucinare perché mi sento riduttivo, tutti gli altri hanno giustamente la fetta di mercato, ma non bisogna mai credere, perché i tempi sono quelli che sono televisivi e non hanno la passione per poter, cioè devono fare in fretta e in furia per presentare un piatto, dunque gli sfugge, è irrazionale quello che noi vediamo, è come il balletto, come un film. Cosa cerca con la sua ironia, e questa è davvero l'ultima domanda, di raccontare attraverso questo percorso che fa nel nostro paese? Ma io sono ironico. Bisognerebbe che, vede, questa grande crisi ha saltato le province, è andata direttamente nelle grandi città, Roma, Milano, Firenze, Bologna, Milano, Venezia, perché ha saltato queste città, questa provincia, perché oggi lavorano solamente le grandi città. 1.000 aziende chiudono, 1.000 aziende aprono. Non abbiamo considerato che tutto l'interland delle grandi città o l'interland delle grandi e piccole province come l'Umbria, come potrebbe essere, posso dire, qualsiasi altro piccolo paese, è lì che abbiamo difficoltà oggi a vivere. E tutti si stanno spostando nelle grandi città. Quindi proviamo a rivalutare gli 8.000 comuni italiani. Bravissimo, hai detto 8.000 comuni, io spero che veramente la TV entra in queste case, in queste piccole produzioni, che deve salvaguardare i nostri prodotti, ma non solo, il più grande made in Italy è l'Italia, ma non sulle macchine e sulla moda, parliamo di gastronomia.